È una Medea insolita, e non è più semplicemente un'Erinni furiosa, ma è una donna divisa, è una donna che soffre fortissimamente, è una donna che è spaccata tra il desiderio in qualche modo di far pagare a Giasone questa dolorosa separazione. Perdonatemi, è che un evento inatteso mi ha distrutto la vita, perduto la gioia di vivere e desidero solo la morte. Colui che era tutto per me si è rivelato il peggiore degli uomini. Siamo veramente le più infelici. Prima ci dobbiamo comprare con una grossa dote uno sposo, farlo padrone del nostro corpo, della nostra vita, poi affrontare il rischio di come sarà buono o cattivo. Sì, perché a noi non è dato ripudiare un marito, le separazioni per noi sono sempre un disonore. Dicono che viviamo al sicuro dentro casa, mentre a loro tocca combattere, ragionano male, preferirai 3 volte andare in guerra piuttosto che partorire una volta sola. E fa una scelta orribile, cioè la scelta di uccidere i figli per poter punire quest'uomo. È una Medea attualissima, ci sono ancora oggi, purtroppo, dico, tantissime donne che usano questo estremo atto potente di dolore per reagire a un dolore. Adesso per me continuare è troppo difficile. Mi sconvolge, so che dovrò compiere subito dopo. Assassinare i miei bambini! Nessuno può impedire che questo accada. Distrutta la stirpe di Giasone, me ne andrò. Fuggirò dalla strage dei miei nemici, non si può tollerare, sarà così! È una Medea anche molto particolare perché le scene e i costumi sono stati disegnati da questo importantissimo pittore contemporaneo che è Michele Sciacciofera, con le musiche di Stefano Saletti, e quindi è una Medea contemporanea, una Medea vicina a noi che siamo uomini di questo tempo, e ci invita a riflettere sulla nostra condizione, sulle passioni che ancora in qualche modo ci spingono a commettere azioni che altrimenti non saremo in grado nemmeno di pensare. Io sto facendo di tutto per aiutare te e i miei figli. Sei tu, per orgoglio, respingi il mio affetto. Per questo soffrirai di più. Vattene, vai, vattene, guarda che sennò diventi smanioso quando sei lontano dal palazzo. Smanioso di riabbracciare la tua bella sposina, la tua nuova conquista, goditela! È una Medea furiosa, ma è una Medea anche umana, dolorosa, dolente, è una Medea importante, è una Medea che ha un'attrice protagonista che risponde al nome di Pamela Villoresi, che ha attraversato tantissimi ruoli nella sua vita da attrice, ma è un ruolo che la fa soffrire realmente tutte le sere. Penso che sia una Medea importante da seguire con attenzione.